Dopo le due gare senza vittorie fuori casa, al Comunale l'Arezzo in anella il settimo successo consecutivo. Contro la Lupa Roma 4-2-3-1 di Sottili con Corradi, Erpen e Berzotti dietro l'unica punta Polidori. Pronti via e dopo 26 secondi l'Arezzo è già in vantaggio. Corradi lancia Berzotti che brucia Palomè che con un diagonale batte il portiere avversario. Sicuramente uno dei gol più veloci della storia dell'Arezzo. Il raddoppio arriva poco dopo con Corradi, bravo a trovare l'angolino. La squadra di Di Michele non perde la testa e trova il gol con l'ex Fofana. Nella ripresa non accade molto fino a quando viene concesso un rigore all'Arezzo per un fallo di mano in aria, scavetto di Erpen e 3-1. L'Arezzo sale a 29 in classifica agganciando il Livorno. Settimana intensa, mercoledì sera di scena a Prato e poi gara casalinga domenica con la Viterbese. Visto che noi dobbiamo avere la capacità di cercare sempre di migliorare, se oggi c'è da migliorare qualcosa penso sia solo ed esclusivamente il fatto di aver segnato solo 3 reti. Le occasioni sono state tante, abbiamo fatto 17 tiri in porta, quindi sono numeri importanti, siamo riusciti a lavorare benissimo come non ci riusciva da tempo anche sulle catene esterne dove siamo arrivati tante volte al cross, sia con i terzini che anche con i giocatori di inserimento. E questa testimonianza che è stata proprio a livello generale una prestazione importante con personalità anche nella fase finale della gara, quando a differenza di altre volte avevamo sofferto un pochettino di più, siamo riusciti a gestire meglio la gara anche con un buon possesso palla. Come società, come direttore generale di questa società, è mio pensiero doveroso ringraziare il comunicato della Curva Sud di Lauro Minghelli, che qualche giorno fa ha dimostrato il vero attaccamento a questa maglia, a questi colori sociali, e è mio pensiero veramente ringraziarli. Questa è una vittoria soprattutto sua. Grazie.